gentili. Il cibo è anche buono, devo dire. Sì, certo, devo per dire. Essere più... Sport Activity Day a Ipswich. Giornata di sport. Siamo andati a scuola, la solita mezz'oretta di autobus. Ormai rischiavamo di perderlo, ma qua non siamo come in Italia, gli autisti si fermano anche dopo la fermata, esatto. Grazie a Dio. Siamo arrivati a scuola e siamo andati a fare lezioni, un'ora e mezza. Arriva sempre fuori con quel campanaccio che sembra delle mucche, esatto. Una mandria, e, perché non c'è la campanella automatica, sono un po' indietro qua. Sono iniziate le lezioni alle 9, alle 12 abbiamo avuto anche un incontro con un esperto a proposito di un Arctic Experience, perciò sì, ci siamo divertiti e ritrovati tutti insieme nell'aula e è stato molto interessante. Sì. Poi il pomeriggio cosa avete fatto? Tennis. Sì, esatto. Abbiamo fatto tennis. Chi è il più bravo dei due? Vabbè, lo faccio da 2 anni io tennis, però ho cercato di insegnare anche lui, abbiamo fatto 2 palleggi normalissimi. Siamo tornati a scuola. Scuola abbiamo fatto l'attività del pomeriggio che era la caccia al tesoro. Siamo andati al parco a non fare niente praticamente. No, però è stato divertente. A non fare niente perché bisognava solo fare delle foto. Esatto. Quindi ci siamo anche relativamente divertiti. Alla sera siamo tornati a casa, ci siamo preparati per la disco. Esatto. Perché c'è la disco a scuola e ci siamo divertiti molto e alle 9:30 dritti a casa. Domenica ci siamo trovati in centro, nella stazione alle 11:10 e poi niente, abbiamo preso l'autobus e siamo andati in spiaggia. Alcuni si sono messi a giocare a carte, a giocare a frisbee e altri invece i più pazzi si sono messi a fare il bagno perché l'acqua era abbastanza fredda.